Certo, allora innanzitutto grazie per l'invito e possibilità di parlare di tutto il popolo ucraino. Sì, questo è vero, io sono in imprenditore, ho vissuto in Italia, spesso, ho lavorato all'azienda italiana facendo le cose. Ho la carta di soggiorno, è la carta di identità che mi permette di vivere e fare la vita tranquilla in Italia, però sono qui sulla mia terra. Mi sono arruolato volontario nelle difese territoriali. Mi trovo nella regione di Transcarpazia, che è 1 km o 30 km dalla frontiera sia con Romania sia con Slovacchia, sia con Ungheria. E qui siamo tutti noi, diciamo, la gente di ufficio, le donne, gli uomini, a combattere la nostra terra contro un nemico. E non combattere solo per noi, ma combattere anche per la civiltà europea. Ma combatterete fino alla fine? È difficile parlare con lei, arriva male l'audio. Le faccio, cerchi di rispondermi se può in modo rapido. Con la sensazione che ha, combatterete fino alla fine se non si trova una via diplomatica? Sì. Quanta gente come lei Assolutamente. è tornata per combattere? Assolutamente sì. Quanti uomini come lei sono tornati in Ucraina per combattere? Tanti, ho perso il conto. Chi vi ha dato le armi? L'esercito ucraino, da quale noi facciamo ufficialmente parte. Quanti siete intorno a lei? Quanti sono i volontari? Non posso dire il numero preciso, ma siamo tanti. Ha già È un segreto combattuto? militare. Ha già combattuto in queste ore? No, perché la nostra posizione è più sicura. E siamo di più qui in questa zona di dare una mano ai profughi, aiutare alla polizia e le forze dell'ordine. C'è ancora in